Bentornati, nuovo appuntamento con SOS Agenzia TV. Questa sera, caro Beppe Marconi, siamo in zona San Laurentino, siamo all'interno del caffè del museo. Mai portato il caffè, caffè lo paghi, sì? Sì. Meno male. Ancora non l'abbiamo preso. Però. Sì, però lo pagherai. Sì, sì. Sai le famose... Perché lui ha un bacino molto corto, capito? Vabbè, ci sarebbe da dire una storia vabbè, molto lunga su questo, no? Vabbè. Te la racconto un'altra volta. Vabbè. Siamo a San Laurentino perché ci hanno chiamato quindi commercianti. E se ben ti ricordi, noi eravamo stati qua un giorno per questo problema del museo. Quindi San Laurentino era un freddo, pioveva. Era chiuso, sì. E apre solo su prenotazione. E insomma, è quasi sempre chiuso. E ci sono delle meraviglie all'interno notevoli. Lo so. E questo cosa succede? Che uno non attrae i turisti. Secondo, qui ci sono delle attività commerciali che ovviamente no, non è che vedono molte persone, e quindi insomma una città a vocazione turistica, a vocazione artistica, non permette neanche di vedere diciamo con una certa libertà, perché non è che il turista può chiamare oh guardate, che, guardate che arrivo, insomma, no? Esatto, è veramente inconcepibile, è, guarda, insomma, è davvero un peccato. Esatto. E allora andiamo a sentire un po', c'è la signora che sta a posto di caffè, sta finendo, e attendiamo un attimo che finisca il caffè, che qui noi non prepariamo, non so se te ne sei accorto, ma noi qui non prepariamo niente, non so se l'avevi notato, così, se l'avevi notato. Come? Allora andiamo a sentire allora, questa zona San Laurentino è tutto chiuso, come mai il museo? Prima era un rione parecchio, anche come il Saracino, tutto morto, tutti i negozi chiusi, sicché io non saprei, ecco. Ma come mai? Perché il museo è chiuso? Perché anche il museo è chiuso, una volta al museo entrava parecchia gente, ci sono stata anch'io a fare un... Ci sono stata io a lavorare per guardare che intoccassero, sicché prima c'era parecchia gente dentro, venivano stranieri, le scuole, sicché ora è sempre quasi chiuso lì. È vero Moreno? Sentiamo Moreno che da poco gestisce questo bar, no? Da qualche... Sono entrato da pochissimo, poco prima di Natale, quindi è solo qualche mese che sono qui. E ho riscontrato però immediatamente questa cosa, il museo non è quasi mai aperto, comunque diciamo che non ha l'accoglienza che dovrebbe avere un qualunque museo, e poi soprattutto un'altra cosa da rilevare è che qui non ci sono iniziative da parte del comune, a parte il museo, di nessun genere. Una zona un po' dimenticata. Un po' dimenticata. Malgrado siamo nel centro storico, c'è questo museo e dentro ha delle meraviglie, alcune delle quali sono del comune. Sì, ci risulta essere del comune, perlomeno così viene scritto nel loro sito, quindi le proprietà sono loro. Poi abbiamo chiese chiuse, ripeto, non vengono fatte nessuna manifestazione. Tra l'altro questa è una delle parti della città più antiche e più rimaste più intatte rispetto ad altre zone del centro storico, quindi dovrebbe essere, diciamo, una parte di lustro per la città, cosa che non invece... Ti ho detto non interrompere, gliel'ho detto prima che non deve interrompere, è arrivato a interrompere. Si prende il caffè. Ah, il tuo? Ma ragazzi, lui è l'ex, non so se l'hai riconosciuto, ma lui era il vice. Lui sai chi era? Insomma, se c'è un po' anche colpa sua, perché lui era il vice sindaco anni fa. Marconi. Mi bastava l'aggancio. Allora, dobbiamo dire che avete provato a sentire il comune, che cosa vi hanno detto? Abbiamo provato a sentire il comune rispetto alla questione della chiesa che qui è chiusa e del museo. Praticamente la risposta è stata che non è di competenza comunale, e quindi ci hanno invitato a dirottare le nostre richieste direttamente al museo oppure alla Fraternità dei Laici per quello che riguarda la chiesa. Per le altre questioni io sinceramente non ho ancora fatto, ma è mia intenzione insomma sollecitare il comune che possa fare qualcosa anche per questa zona. Perché Arezzo c'è una festa per ogni strada, è curioso che qui non ci sia niente. Perfetto, mai fatta una festa in San Laurentino. San Laurentino in festa. Tra l'altro da notare, ma questa non è colpa del comune, che il quartiere di San Laurentino è quello un pochino meno seguito rispetto a tutti gli altri quartieri del Saracino, quindi anche questa è sfortuna. Vuole che vinca una giostra. Forse, speriamo. E quindi tra l'altro veniamo dal weekend in cui c'è stato street food, no, al Parco Giotto, sì. E sarebbe bene anche che questa associazione di categoria, perché tutti sono iscritti a un'associazione di categoria e tutti i commercianti avrebbero diritto
ad avere dei benefici. Ovviamente, questo credo che sia fondamentale, e dovrebbero essere loro a tutelare i propri iscritti e non invece propagandare o comunque appoggiare altre manifestazioni che non vedono coinvolti appunto persone che fanno parte delle loro associazioni. Cosa chiedete quindi al comune, a questa società? Beh, che cominci, come ha fatto in altre zone della città, a mettere gli occhi anche su zona San Laurentino e a fare qualcosa per poter far vedere ai turisti questa parte della città. Perché per chi inizia una nuova attività commerciale e magari scopre una realtà diversa, forse da come se l'aspettava? Ovviamente. Vabbè, spieghiamo, intanto gli auguriamo, perché quando si inizia oggi insomma un'attività, l'augurio che gli facciamo è che, a prescindere da tutto, insomma, possa avere il successo che merita. Posso rientrare? Vai, puoi parlare. Lui ha detto una cosa molto importante. Sì. Ha detto che le associazioni di categoria pensano a fare manifestazioni che poi non sono proprio della città, dentro la città, ma vengono sempre da fuori, street food, mercato internazionale e così via, di cui ci si vanta tanto, e in effetti portano tanta gente, però ai locali portano via e basta, Arezzo non lasciano niente, quindi facciamo tanta guerra, io ribadisco, alle sagre paesane che portano via, e di concerto organizziamo altre manifestazioni che portano via. Mi sembra un controsenso. Perché quella non è concorrenza sleale? Mi sembra un controsenso. Le associazioni di categoria dovrebbero fare le associazioni di categoria e non questo tipo di attività. Perché bene o male dovrebbero curare i propri associati, visto che sono i propri associati che pagano poi la quota per mantenerli. E invece in effetti sponsorizzano altre situazioni. E il museo è il solito problema di costi? Perché secondo te non lo aprono? Ma il museo sa benissimo qual è la situazione italiana, no? Il problema è che lì c'è personale che non c'è, che ci vorrebbe, ci vogliono turni, ci vogliono notte 24 ore su 24 e l'amministrazione dello Stato non ce l'ha e quindi di conseguenza li tiene chiusi. Ma tu pensa che qui dovrebbe essere il percorso di entrata in città, perché da Porta San Laurentino il turista dovrebbe venire dentro via San Laurentino, via Cavour, museo quindi, via Cavour, piazza San Francesco, fa tutta la parte vecchia della città e poi tornare giù al parcheggio lì al ex Bastanzetti. Questo dovrebbe essere il percorso dove si fa il turista, ma purtroppo non viene fatto assolutamente, perché non so, anche le guide non fanno un percorso del genere, non vengono neanche aiutate, perché dobbiamo spezzare una lancia anche a favore di qualcun altro. Spezzala verso di là. Queste strade c'è di vedere sosta, sono piene 24 ore su 24 di macchine in sosta, quindi anche i turisti a venire a suoi piedi è un problema, perché vedo che sono i brilli da una parte, possono venire, però le macchine sono 24 ore su 24 di vedere sosta, nessuno interviene, non so perché, c'è la volontà di non intervenire, e quindi di conseguenza scoraggiano coloro il quale dovrebbe venire in sua con gruppi di persone a piedi a passare, perché c'è questo problema qui. Poi anche sulle feste, il 13 dicembre io ho fatto una festa a San Laurentino, a Porta San Laurentino, a Marco Paragno, ho fatto una festa, quindi diamo un po' di colpa anche ai commercianti, perché si devono organizzare meglio, perché di fatto quassù non ha partecipato nessuno, hanno partecipato soltanto da metà di San Laurentino in giù, quindi anche ai commercianti diamosi da fare, perché non aspettiamo sempre... arrivato adesso. Non aspettiamo sempre il comune, perché tanto il comune dappertutto non arriva. Quindi non ce l'ha. D'accordo, la signora, d'accordo. Come non arriva? È vero. E poi il museo bisogna che lo tengano aperto, perché prima lavorava il museo. Venendo le scuole, i stranieri venivano di fuori, facevano le mostre, e portavano anche le belle arti di fuori per lì. Venivano tutti stranieri, anche le scuole. Era parecchio movimentata qui, perché anche quel museo è tutto sempre aperto, vuol dire tanto, perché la gente ne viene di qua giù, di gente, e allora la prima cosa si mettono lì. Ma solo per vedere le nozze di Sardanapalo, che è bellissimo. Bravo, tutto. Noi a Arezzo ci sa delle cose bellissime. Bellissime. A me mi ha fermato anche dei ragazzi giovani con un televisore piccolino. Alla scuola, ma grandi, e mi hanno detto che ne dici da Arezzo, dice, perché si entra dentro e non si sa dove si deve andare a vedere. Non abbiamo la cultura del turismo in città. Ma e la colpa è un po' di tutti, perché ad esempio la sera dopo cena ad Arezzo è tutto morto, tutto chiuso. Quindi. Si apriva e si vedeva tutte queste cose.
c'era il prato, che si andava tutti al prato, dopo si girava, si andava a pigliare i gelati nei barri, si andava, c'era il movimento. Ora poi noi persone non si può neanche uscire, perché purtroppo si ha anche paura. Se invece ci fosse tutto questo movimento, c'è anche più. È cambiato anche il modo di vivere. Oggi si vive solo in famiglia, non c'è più comunità, non c'è più niente. E quindi di conseguenza il bar la sera che sta aperto per prendere la luce non viene nessuno. Il problema è questo. Allora, ringraziando Moreno, grazie a voi. Speriamo insomma che qualcosa si grazie. Muova. Ci vediamo domani. Ciao. Questo Vasari abita anche qui. Ma il problema è entrarci a vederlo, visto che il museo è sempre chiuso.